Allora Luca, adesso dobbiamo risolvere un problema di questo tipo. Dobbiamo calcolare la superficie di questo appezzamento, che è il pezzo di un terreno davanti a una casa, e immaginare se fosse asfaltato con un costo di 15 euro al metro quadrato, cosa ci costerebbe, e valutare se fosse di piastrelle al costo di 25 al metro quadrato, quanto costerebbe per capire se scegliere l'asfalto o scegliere le piastrelle. Chiaro? Allora, noi sappiamo, l'abbiamo messo nel disegno, in questa carta millimetrata a quadretti, e il disegno ci dà questa indicazione che l'unità grafica, cioè ogni due quadretti, corrispondono a un metro. Questo cosa vuol dire? Che quando io calcolo e conto 1, 2, qua cosa posso scrivere? Un metro. 3, 4, qua posso scrivere? 2 metri. Ecco, e avanti. Quindi questi saranno 1, 2, vai avanti tu. Questo 3, 4, 5, 6. qui è 6 metri. Però il programma cosa dice? Il programma del Allora, calcolo. Allora, per il perimetro e le misure, prima cosa da fare cos'è? dare i nomi ai lati. Lo faccio ai vertici B, C, D, E, F. Ok, e li ho messi. Allora io ho il lato AB, il lato BC, il lato CD, il lato DE, il lato EF e il lato FA. Poi cosa devo fare adesso? Poi calcolo la misura dei lati con l'unità grafica. Sei. Allora, qua abbiamo visto che AB è quanti metri è? Ah, AB è 6 metri. BC 1, 2, 3, 4, 5 metri. CD è 1, 2, 3 metri. DE è 1, 2, 3 e qua ce n'è un pezzo solo, allora, che cos'era? Non è intero il metro. Quindi è 4 metri o 3 metri,5 3 3,5 metri,5 perché se due quadretti è un metro, mezzo quadretto è. Se due quadretti è un metro, un quadretto solo è mezzo mezzo metro. metro. Fatto. 3,5. Andiamo di qua. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metri. E FA però potevo calcolarlo senza fare il conto dell'unità grafica, perché corrisponde a questo lato qui più questo lato qui. Sei d'accordo? Sì o Sì. no? Quindi BC più DE. BC è 5, DE è 3,5, in tutto farà 8,5. 8,5 metri. Poi cosa dice il nostro programmino? Poi 3, calcoli il perimetro, se richiesto, somma i lati. Aspetta, ma ci chiede il perimetro il problema? No, ci chiede di calcolare quanto costa. Quindi noi, se no, la prima cosa che ci chiede è calcola la superficie. Dobbiamo calcolare la superficie di questa cosa qui. Ma esiste in geometria come l'hai studiato te questa roba qua? Questo qui è un triangolo, è un rettangolo, che cos'è? Dobbiamo dividerlo, no? In superfici Più semplice. più semplici. Cosa ti conviene fare? Dividerlo per così o dividerlo per così? Come In verticale. ti pare a te, così? Sì. Quindi avremo la superficie 1 e la superficie 2. 2, facendo praticamente due rettangoli. L'area del rettangolo si calcola, te lo ricordi com'è? Base per altezza. Una base per l'altezza e questo pure, base 1 per altezza 1. Allora, la base della superficie 1 è F AB. AB e la base della superficie 2 è CD. CD. L'altezza della superficie 1 è AF,
e l'altezza della superficie 2 è dE. Die. Allora adesso faccio facile a calcolare le superfici, sei d'accordo? Sì. Perché allora adesso calcolo le superfici, chiamiamole così, semplici. A1 è uguale base per altezza, quindi è uguale AB per AF. AB quanto è? No, guarda lì. È 6, mi sembra. Sì. 6 per AF è FA 8,5. Escono fuori metri lineari o metri quadrati? Metri lineari. Eh no, se fosse un perimetro è metri lineari. Metri quadrati. Metri quadrati, quindi il calcolo è metri quadrati. A2 è base 1 per altezza 1, questa volta la base CD è CD, che 3 metri. è, allora, CD per DE è uguale 3 per 3,5. DE quanto è? 3,5. 3,5. Allora, 6 per 8, 48. Qui fa 6 per 8, 48 è la metà di 8, 4. 52 metri quadrati quello. E 3 per 3 è 9. 9, 10 e... Aspetta che mi si è girato qui. Là. Allora, 0,5 metri quadrati. Allora, adesso abbiamo calcolato le due superfici. Sei d'accordo? Per calcolare la superficie totale, come faremo? Area totale è uguale a 1 più A due. A2. Totale 52 più 10,5, 5. totale 62,5. Ci siamo e abbiamo calcolato la superficie totale di tutta questa superficie qua. Adesso dobbiamo fare il confronto se questi ci conviene mettere piastrelle o ci conviene mettere asfalto. Va bene? Allora, se vogliamo mettere l'asfalto, cosa dobbiamo moltiplicare? La superficie totale, che cosa sarà? Sarà l'area totale moltiplicato quanto costa un metro quadrato di asfalto. Un metro quadrato è questo qua. Quanto costa un metro quadrato di asfalto? Dimmelo, c'è scritto là nei dati. Eccolo qua. Costa un metro quadrato la bellezza di 15 euro. 15 euro. Quindi la superficie totale per 15 euro al metro quadrato mi darà il costo dell'asfalto. Il risultato che sono metri quadri o euro? Euro, esatto. Dobbiamo calcolare 52 per 15. Piastrelle. Sempre la superficie totale moltiplicato questa volta un metro quadrato di piastrelle, quanto mi viene a costare? 25 Viene a costarmi 25 euro, una bella differenza, no? Però dopo decideremo se ci teniamo così o no. Per 25 euro. Il risultato saranno piastrelle, metri quadri o euro? Saranno sempre euro. Adesso con la calcolatrice fai il conto e mi dici che il risultato. Poi decidiamo se mettere 15 più piastrelle. 25. No. Allora, la superficie totale quanto è? La superficie. 62, Eccola. 2m, Allora, 62,5 per 15, cosa fa? quindi. Fa 937,5. Euro, asfalto e piastrelle, sempre 62,5 per 25. Euro piastrelle. Adesso basta che decidiamo se abbiamo i soldi o meno. La risposta l'abbiamo, il bilancio possiamo farlo e il problema è finito. Riguardiamo un po'.
Abbiamo messo le lettere, abbiamo messo le misure, abbiamo visto tutti i lati quanto sono lunghi, abbiamo calcolato quanto è la superficie di ogni figura singola, abbiamo moltiplicato, abbiamo fatto la somma delle superfici per fare la superficie totale e poi con la superficie totale abbiamo calcolato il costo dell'asfalto e il costo del piastrello. Conviene l'asfalto o le piastrelle? Conviene l'asfalto. L'asfalto. Ci mettiamo l'asfalto allora? Sì. Va bene, ciao, è finita la lezione.